Albatros, caffetteria, gelateria e champagneria, il punto di riferimento per un momento di relax in un ambiente giovane. Vieni a trovarci in via Togliatti 50 per un buon caffè ed un buon gustoso snack con i tuoi amici. La frutta 5 stelle la trovi solo da Saverio e Michele Totaro, in via delle Antiche Mura 273 a Manfredonia. Da sempre frutta di altissima qualità, scelta dall'attenta famiglia Ianima Bell. Un nome, una garanzia. La grafica, la cartellonistica, le stampe, tutto quanto serve ad impreziosire il tuo marchio, te lo realizza Wolf Pubblicità. Andrea inventa sempre la soluzione migliore per valorizzare la tua attività. Vieni a trovarci in Viale Miramare 30 a Manfredonia. Body Art, quando la palestra diventa ricerca ed innovazione. Luciano e Adolfo Manfredi ti aspettano in via Primo Maggio 108 per migliorare le tue doti fisiche e per un tonificante relax con attrezzature sempre all'avanguardia. Ocnoplast, azienda leader in Europa in serramenti in PVC, il massimo del design e del risparmio energetico. A Manfredonia è la verga di Bruno Guerra, in zona Bissanti 273, cellulare 333 39 73 053. Problemi all'impianto del gas, al camino, alla stufa a pellet, al condizionatore? Salvatore De Michele, la soluzione è sicura e tempestiva. Recati presso la sede in via Aldo Moro 39 a Manfredonia o chiamalo al 368 3432 022. L'abbigliamento giovane, frizzante, alla moda, lo trovi solo da Magazzini San Giuseppe, in via Natale Cimaglia 163. Raffaele ha sempre il capo giusto per valorizzare la tua bellezza. Una serata tra amici, una pizza, un buon cocktail? Mino ti aspetta al Lounge Bar e Pizzeria Re Manfredi, in via del Porto 16, al centro di Manfredonia. Raggiungici anche a pranzo, non te ne pentirai. L'arredamento classico e moderno, sempre di altissima qualità. I migliori marchi sono a Manfredonia da Arredamenti Baldassarre, da 35 anni sinonimo di cortesia e di competenza, in via Giuseppe Di Vittorio 167 e Corso Manfredi 161 a Manfredonia. Stampa Sud, una delle nuove fresche penne di Manfredonia.
Come dicevamo, parliamo subito di Manfredonia e parliamo, anzi io farei subito una pausa perché comunque è mancato un allenatore importante in questi giorni. Parliamo di Vincenzo Cospo, un allenatore bravo, capace, giovane, lo chiamavano Mourinho di Isernia perché comunque fece delle cose grandiose proprio in quella cittadina, in provincia della quale era nato, quindi davvero ci uniamo al dolore che ha colpito la famiglia, ma che ha colpito tutti i calciatori che gli stanno mandando davvero dei grandi riconoscimenti sulla rete, su Facebook, quindi davvero a dimostranza di quanto sia stato bravo non soltanto dal punto di vista tecnico professionale, ma proprio dal punto di vista umano. E io approfitto subito della presenza di Massimiliano e di Franco Ciuffreda, che lo hanno conosciuto, per esprimere un giudizio così veloce. Davvero un peccato perché tra l'altro era giovanissimo, non aveva neanche 50 anni. Sì, ha lottato fino a ieri, non ce l'ha fatta. Voglio ricordarlo, io l'ho conosciuto fuori dal campo, l'ho conosciuto col sorriso, con la battuta. Me lo ricordo così e mi associo al dolore della famiglia. Franco, tu che ricordi hai? Io l'ho avuto Sei stato come. allenato prima della vincita. Sì, l'ho avuto come allenatore, penso alla prima esperienza. All'epoca che lui aveva appena finito di giocare, che aveva combattuto un altro male all'epoca, è una persona secondo me per bene, è stata una persona, un buon intenditore di calcio, uno che lo viveva a 360 gradi, sempre come diceva, ma sempre con il sorriso e con la battuta pronta. Anch'io mi associo al dolore di Vince, della famiglia. A me Salvatore, anche il Manfredonia spesso l'ha incrociato, ricordo la Pagani quando fece il primo anno di Lega Pro, la Paganese in cui allora rivestiva pure Vasto, la maglia Vasto. coreggiosa. Mi ricordo quando vinse il Manfredonia e stava Massimo, mi ricordo proprio la prima partita di Massimo con la Vastese. In panchina alla Vastese stava Vincenzo Cosco, che finì 1-1 con il rigore di Massimo. Bello poi è stato pure l'ultimo anno, il penultimo anno, quello ad Andria, dove in profonda crisi societaria comunque si strinse intorno ai calciatori e portò la squadra in salvezza, anche se poi da lì comunque ci fu il fallimento e comunque la retrocessione. Si ha l'impressione che sia stato soprattutto un uomo di grande spogliatoio, che univa molto sullo spogliatoio e che sapeva molto motivarlo, Salvatore. Diciamo che il suo nome, già il fatto che emerge dal grande numero di allenatori e giocatori delle categorie cosiddette inferiori, già la dice lunga su come la sua bravura di allenatore, che va riguarda sia l'aspetto tecnico, ma anche e soprattutto l'aspetto, come avete detto, personale, e come hanno confermato loro che l'hanno conosciuto di persona. E quindi già questo di per sé basta per far capire quanto il calcio ha perso purtroppo con questa perdita. Bene, però. Come si dice in questi casi bisogna andare avanti, e parlare di quello che è stato Manfredonia San Severo, una partita bella a dispetto della posizione tranquilla delle due squadre. La San Severo ha ottenuto il punto della matematica certezza, il Manfredonia per fortuna ha interrotto una striscia negativa che la vedeva perdente da 2 settimane, che per il girone d'andata insomma ha fatto notizia, visto che nel girone d'andata davvero ha avuto un rollino di marcia strepitoso la squadra allenata da Massimiliano Vadacca. Massimo, non ci sono riprese, però noi ci siamo stati, quindi possiamo raccontare di una partita che vi siete divisi un tempo a testa. Il primo tempo un po' vi ha sorpresi il San Severo con gli attaccanti, ma pure al centrocampo c'era un po' di superiorità. Poi nella ripresa invece, come al solito, tu hai rimesso a posto le cose inserendo Totaro e possiamo dire che Manfredonia ha assolutamente controllato il secondo tempo, ottenendo il pareggio e poi usando e rischiando pure di vincere. No, loro sono partite molto più forti di noi, sicuramente. Avevano sicuramente più motivazione perché loro gli serviva un punto per salvarsi. E sono partiti forti, hanno trovato il gol, hanno trovato il raddoppio, poi hanno cominciato a rallentare un po' ed è uscita un po' la qualità nostra e Bozzi ne ha approfittato facendo due gol. Poi penso dopo il 2-2 la partita è andata lentamente verso la fine, loro si salvavano e noi un punto ci stava anche bene perché faceva classifica, morale, perché veniamo anche da due sconfitte.
Hai avuto il coraggio di mettere in campo un 99, forse siamo stati gli unici a schierarlo il 99 quest'anno, ma il coraggio di Massimo ormai non fa più notizia. Leonardo De Filippi, che tra l'altro è stato uno dei migliori, davvero non scompariva al cospetto di Romeo e di Colombaretti, che con Colombaretti potrebbe essere quasi suo padre, però hanno comunque trascorsi calcistici che speriamo faccia il nostro Leonardo. Sì, a me piace, se un giovane è bravo è giusto che giochi, se ha prospettive è giusto buttarla in campo. Era più facile per noi, eravamo già salvi, dunque era più facile. Poi l'ho messo a fianco a gente sia esperta, ma soprattutto grandi uomini che aiutano i giovani, e dunque per De Filippo è stato più facile inserirsi e giocare con più tranquillità. Franco, di San Severo, che idea ti sei fatto di questo San Severo e di questo De Felice, che davvero hanno fatto miracoli nella seconda fase? Noi lo abbiamo detto tante volte con te qui in trasmissione, che non è solo il 5 della situazione o il Campagna ad aver cambiato la squadra, ma è cambiata pure la mentalità, è cambiato lo spirito. Abbiamo riconosciuto spesso a De Felice questi meriti, Franco. Sì, io come dice, è entrato dell'erba, che è una persona anche seria. Che non è un calciatore, ma un imprenditore del posto. Diciamo che, tra virgolette, è il presidente, anche se... Presidente è Palunno, è un uomo la figura di, che fa è l'uomo di dell'erba, uno che lavora certo. Insieme a dell'erba. È uno che ha portato serenità nell'ambiente. Però, io te l'ho detto, ha cambiato molto il San Severo, anche a gennaio, febbraio. È stata rivoluzionata la squadra, e poi ha preso dei calciatori che in Serie D fanno la differenza, perché 5 veniva dal Servette e dal Chieti, e l'anno scorso è stato a Chieti in C, Rossi è stato a Chieti in C, Campagna, Gregorio che stava a Forlì, ha preso dei calciatori che... Anche il San Severo, anche dei giovani bravi. Quello ti stavo dicendo. Comunque tutti i 91, 92, 93, un po' come il Manfredonia. No, ha dato Gallulo, che è un 97, che ha giocato fino a dicembre, l'ha dato alla Reggiana. A qualche Favilla, che è un 97 anche, che non è male, come Fulco, che ha dato Cicerelli, si è privato anche di Cicerelli, che noi lo conosciamo bene, che l'ha dato al TAV. Secondo me hanno fatto alla fine un buon lavoro, però bisogna vedere se questo lavoro, anche in prospettiva, se è solo un discorso che si sono trovati quest'anno, diciamo fra l'acqua e la gore, però penso che alla fine hanno fatto anche loro un buon girone di ritorno e sono arrivati alla salvezza. E non è un caso che sono quelli che ci seguono nella classifica di valori, sono distanti dal Manfredonia, che guida dall'inizio con larghi margini di distanza rispetto agli altri, però sono secondi. Ma loro come juniores hanno una buona juniores, che l'anno scorso sono arrivati in semifinali a livello di interregionale. Con il Taranto ha giocato un ragazzo 97-98, Belli si è assegnato anche. Loro anche sul settore giovanile hanno dei ragazzi molto interessanti come il Manfredonia. Salvatore, ed è una bella notizia avere due foggiane comunque in Serie D, che si salvano direttamente senza patemi, in contrasto pure con la crisi che comunque attanaglia anche la provincia di Foggia. Sì, passando un piacere in comune, San Severo mi ricorda molto il campionato dell'anno scorso del Manfredonia, che la quasi tutto il campionato in zona play-out, a cercare di evitare all'inizio anche la lotta per tutti i due posti, poi a gennaio squadra riformata che comincia a mettere le cose a posto e pian piano conquista quei tasselli che hanno permesso di la salvezza anche con la giornata in anticipo. E fa piacere anche per un discorso di anche per i tifosi, avere anche una trasferta vicina. Anche economicamente la crisi purtroppo colpisce non solo le società, ma colpisce anche i tifosi. Quindi avere una trasferta a pochi chilometri è sempre piacevole. Comunque a parte questo aspetto, in girone che storicamente ha sempre avuto tante campane, fa piacere essere rappresentati stabilmente da due squadre della provincia. Salvatore, sono i giovani la chiave per affrontare tranquillamente dei campionati, perché comunque Manfredonia e San Severo in questo senso sono dei modelli. Non può essere altrimenti, prima di tutto le due banche di regolamenti. Il discorso degli under costringe di base ad avere una dotazione di under,
Questa è la bravura di chi si occupa della selezione dei giocatori a individuare quelli che possono far fare la differenza. E qui il mio fratello soprattutto è stato bravo, perché non solo è stato bravo a trovarli, ma anche a coltivarsi di quel futuro. Se pensi a De Vita, non è il primo anno che sta a Manfredonia, quindi già il fatto che di avere un under che è anche di esperienza con un anno alle spalle è un punto di favore rispetto a chi di volta in volta deve cercare sempre nuovi under e ricostruire praticamente da zero la squadra. Massimo, abbiamo parlato di De Filippi, ma bene pure Morsillo, bene Barcellona, passo timido in altre circostanze, invece assolutamente decisivo a San Severo. I ragazzi non ti tradiscono mai, possiamo dirlo, Massimo. Ma noi abbiamo ragazzi bravi, ma il merito soprattutto del gruppo, voglio dire, dei grandi, perché a volte capita di sbagliare l'uomo nello spogliatoio, trovi il grande che si lamenta delle prime difficoltà, se la prende sempre col giovane, è normale. Invece noi abbiamo trovato gli uomini giusti che li hanno aiutati a trovare sicuramente sicurezza ai propri mezzi, la fiducia e la tranquillità, e quello che poi la qualità esce sempre fuori, secondo me. Bene, adesso invece diamo un'occhiata al quadro generale della 33esima giornata, che vedremo ci sono comunque dei risultati importanti. 0-0 fra Fidelis, Sandri e Biceglie, Arzanese e Brindisi è finita 4-0, e qui parleremo adesso con i nostri ospiti della situazione del Brindisi. Monopoli Calcio Pomigliano 0-1, Potenza Cavese 1-1, Polisportiva Sanlese Francavilla 1-1, Grottaglie Gelbison 0-2, questo è l'ennesimo capitombolo casalingo del Grottaglie, San Severo Manfredonia 2-2, Taranto Puteolana 3-0 e poi vittoria della Scafatese a Gallipoli, ma sappiamo che a Gallipoli ormai la squadra è praticamente già in vacanza. Io mi scuso perché non ho detto che mancano le due signore, le due signorine di Anteprima Sport, sia Giulia Rita D'Onofrio, impedita da problemi personali, e manca pure Ilaria a bordo, che per altre ragioni molto più liete, nel senso che il fratello Gianluca è la neocognata Marcella si sono promessi sposi, quindi è per questo che Ilaria ha voluto stare giustamente con Gianluchino, come lo chiamano i più affettuosi, i più vicini a Gianluca e alla neocognata Marcella. Quindi Ilaria ha entrambe giustificate, le vedrete ovviamente la prossima settimana, quindi non ci perdete di vista anche per questo. E veniamo invece ad analizzare la classifica alla penultima giornata, perché domani abbiamo detto è l'ultima giornata. È in testa, consolidata la posizione dell'Andria a 73 punti, 68 per Taranto, Potenza 64, e qui non può succedere più nulla, nel senso che sono posizioni ormai cristallizzate, 59 punti per Biceglie, 57 per Brindisi, 53 per Cavese, quindi l'unico dubbio adesso è fra Brindisi e Biceglie, potrebbero ancora cambiare le cose. 53 Cavese, abbiamo detto 48 Gelbison, 44 Sarnese, Gallipoli, 43 Manfredonia e Monopoli, sempre a braccetto quest'anno. San Severo 39, Francavilla 36, Pomigliano 35, Arzanese 32, Scafatese 28, 24 Puteolana, 22 Grottaglie. Massimo, l'abbiamo chiesto anche ad altri ospiti, è la classifica che ti aspettavi? I playoff li stanno facendo le squadre che meritano, nelle posizioni che meritano, o ti aspettavi qualcosa di diverso? No, forse la Cavese, però poi durante l'anno ha avuto delle grosse difficoltà e dunque la classifica è sempre quella veritiera. L'unica cosa, pensavo che durasse più a lungo per vincere il campionato, invece l'Andria è stata più brava, più continua delle altre. Le altre hanno sempre, in un certo periodo del campionato, avuto sempre difficoltà e l'Andria ne ha approfittata e ha saputo gestire quei tanti punti di margine di vantaggio che aveva, perché ultimamente l'avevo visto in grosse difficoltà. Franco, c'è un aspetto strano del Taranto, che l'allontanamento, la dipartita di Montervino sono migliorate le cose. Poi abbiamo pure capito perché, perché comunque Notari Stefano, il presidente, proprio in un collegamento telefonico con noi, ci ha detto che non tutto filava liscio, nel senso che l'acquisto di Pia ha avuto dei problemi. Giglio pure volevano che giocasse più spesso, invece qualcuno dice che non è compatibile con Genghi. Cioè alla fine forse il fatto che sia andato via Montervino ha risolto qualche problema pure nel gruppo, è andato via l'allenatore ed è subentrato l'allenatore in seconda. Il presidente non è Notari Stefano, è Campitelli, Notari Stefano è quello del Potenza. C'hai ragione. No, per dire. Con Franco non si può sbagliare. No, no, no.
va benissimo. Puntualizzare. No, ti stavo dicendo, no, poi è stato Montervino che ha portato Campitelli a Taranto. Sì, questa è una cosa strana. Sì, a Taranto. E il Taranto, con il budget che aveva all'inizio, quando è entrato Campitelli, doveva pagare anche i debiti che hanno fatto l'anno scorso il presidente Nardoni. Allora sono partiti un po' in sordina e in ritardo. Poi, man mano, come diceva Massimo, l'Andia non ha dato mai adito di perderlo questo campionato, perché è partito bene e non è stato mai in discussione. Se tu vedi soltanto nelle ultime sette partite, quando ha perso con il Potenza in casa, era arrivato a 3 punti, capito? Però poi subito con lo scontro diretto Taranto-Potenza si è rimesso un'altra volta a 5 punti, ha avuto sempre un margine, un buon margine di vantaggio. Però secondo me è stata la campagna acquisti a dicembre, come dalle voci che dall'acquisto di Giglio hanno avuto qualche battiback, si sono un po' rotti un po' Montecorvino e Campitelli. Però poi hanno messo l'allenatore della Juniores, non è niente da perdere, non è niente, con la tranquillità e hanno fatto risultati. Però il Taranto sì, è arrivato secondo, però in questo campionato non se l'è mai giocato con l'Andria, non è mai arrivato, hai capito, un testa a testa. È stato simile al campionato di l'anno scorso. Il Taranto anche l'anno scorso, spendendo qualche cosa in più, è arrivato secondo. A me mi meraviglio che il Taranto, una piazza come Taranto, 2 campionati di Serie D sta ancora lì. Questo ha perso punti importanti all'andata. Franco, che notizia hai da Brindisi? È finita la stagione di Brindisi o si giocheranno i playoff con tutte le forze? Io vedo la stagione di Brindisi come la stagione l'anno scorso della Turris, che nei playoff prima si sono lasciati proprio andare, hanno perso 4-0 con il Monopoli. Vedo questa la situazione a Brindisi, perché senza società hanno speso, anche poi si sta fra virgolette, devi vedere come sono messi, anche se qualche giocatore se n'è andato, vedi Polidori, vedi De Vivo, vedi Ciano, gli altri sono rientrati, perché chi è più vicino, per esempio come Angor che è di Squinzani, sta 5 minuti. Sta avendo dei problemi Brindisi, penso che questi problemi poi... Sempre stata una piazza strana quella di Brindisi, slanci enormi, poi ricadute altrettanto... Perché loro le premesse c'erano tutti, di fare un campionato di vertice, però loro non sono mai entrati a fare questo campionato di vertice, perché sono stati sempre a 10-15 punti dall'Andria. Anche il cammino dell'Andria, secondo me, l'ha vinto da molto tempo, perché quando succedono queste cose che non riesci ad avvicinarti alla prima, e automaticamente con chi conosce Flora, capito? Perché anche una situazione del genere l'ha avuto a Fasano, quando è rientrato dal Trani, è andato a Fasano, e Fasano non è riuscito ad entrare all'epoca in eccellenza nei playoff e tutto. Si è lasciato un po' andare, vuol dire che anche là non c'è un progetto, vogliono vincere subito, però non è facile. Salvatore, comunque le prime 6 sono quelle ampiamente previste quest'estate, in effetti dubbi si avevano sulla Cavese e così è stato, pure perché insomma i 5+1, 6 punti di penalizzazione alla fine sono stati decisivi. Sì, a parte il fatto che storicamente qualsiasi squadra che parte con punti di penalità vuol dire che c'è qualche problema di fondo, e quindi già in partenza anche i giocatori magari partono meno convinti. Per quanto riguarda le prime 5 hanno meritato ampiamente i playoff. Per quanto riguarda il discorso dell'Andria, è stato, come detto giustamente, il campionato l'ha vinto già da mesi, ma per il semplice fatto che in un campionato di 34 giornate quello che conta è, oltre alla forza della squadra, è la costanza nel tempo. Se una squadra riesce da subito a trovare i giocatori di vertice,
invece squadre come il Taranto, che ogni volta arriva a un certo periodo, devono rifondare la squadra, devono rinforzare, poi si trovano sempre a dover rincorrere gli avversari, devi spendere più energie, le giornate diminuiscono e alla fine diventa difficile poi raggiungere, poi una squadra che ha giocato comunque bene come Lante. Poi nel playoff tutto può succedere, ovviamente squadre come Brindisi e Biceglie con i nuovi regolamenti sui playoff. Infatti. Salire, ha più possibilità il monopoli di salire adesso. No, è già salito di fatto il mio nome. Perché già partono i turni finali dei playoff. Invece squadre che arrivano quarte e quinte devono fare una maratona, si devono scontrare tra di loro. Sì, infatti adesso lo diremo, io volevo dire. Stavamo praticamente un campionato di un mese, di tutte finali per squadre che poi tra l'altro vincere i playoff significa essere, diciamo, i primi posti nei prescaggi, non significa neanche matematica promozione. Massimo, proprio dei ripescaggi volevo parlare, della forma nuova a cui alludeva Salvatore, che prevede che la quinta incontri la quarta, poi la vincente incontra la terza, la vincente incontra la seconda, sempre in casa di chi è meglio classificato. Cioè, alla fine, come diceva Salvatore, per la quinta ci sono pochissime possibilità e il Taranto, diciamo, che è favoritissimo perché gioca dopo una settimana e gioca comunque lo Iacovone, l'unico spareggio che farà. Non lo so se è favorito, perché stare fermo per tanto tempo non so se sia un vantaggio o uno svantaggio, bisogna poi, calcio è bello per questo, però è giusto che sia così, perché il Taranto fa 70 punti e il Biceglie ne fa 40, mo sto facendo non so i punti, però la differenza è tanta, è giusto che aspetti la vincente degli altri tre che sono arrivate sotto, no? Altrimenti sbagli una partita e sei fuori, è sbagliato, a volte prepari la partita in un modo, ne esce un'altra e tutto quello che hai fatto nell'arco di un anno poi viene svanito per un errore personale o per una disattenzione oppure per una giornata no di parecchi giocatori. Anche perché poi la trafila è lunghissima, perché dopo c'è l'accoppiamento delle prime nove che hanno vinto i rispettivi playoff, a cui si aggiunge la Carrarese, la semifinalista di Coppa Italia, da queste poi verranno fuori altre 5, a cui si aggiungerà il Monopoli come sesta, e da lì poi cominceranno le fasi finali che termineranno addirittura il 14 giugno. Vincere i playoff non è detto che non è detto che vieni ripescato, anche perché poi il punteggio non lo è soltanto che... va in base alla capienza, va in base agli spettatori allo stadio, c'è un punteggio un po' particolare, però tra Taranto e qualche squadra dell'Abruzzo, delle cose, preferibile vai Taranto, voglio dire, stiamo parlando di una città e di un pubblico che merita la C, è inutile stare ad aspettare Aversa, non per Aversa e Savoia, però società che vanno in C e poi non riescono neanche a fare 10 partite del girone di andata, è meglio creare una situazione, creare società che hanno una disponibilità economica seria. Quelle che hanno difficoltà è giusto che tornano nelle categorie minori. Franco, il tuo parere su questa organizzazione dei playoff nuova rispetto agli anni passati? Come diceva è Massimo, giusto quello che dice Massimo. Diceva Massimo, i playoff non è detto che chi li vince poi sale di diritto, hai capito? Non è una vedi l'anno scorso la Correggese che ha vinto e poi hanno ripescato squadre che venivano dalla retrocessione dalla C. Però Taranto è una piazza importante, ti porta 10.000 spettatori allo stadio, minimo, o in Serie D o in Serie C, è la media, quella è del Taranto. E poi c'è un altro aneddoto, diciamo così, che Taranto se vince domani, facciamo gli scongiuri a Manfredonia, è la migliore seconda di tutti i giri. Il vantaggio è giocare sempre in casa. Giocherà sempre in casa. È un discorso andare a Taranto, ti faccio l'esempio, la Correggese che va a giocare a Taranto, è un po' per dire. Io quello che dire, secondo me, non so, da quello che so e delle sensazioni che ho, che io vedo che il Taranto l'anno prossimo farà la Serie C. Qualsiasi che sia il cammino del Taranto nei playoff. Quando Franco parla di sensazioni, vuol dire che sa qualcosa che non può dire, per cui secondo me ci crediamo allora, Franco. Ci sono delle cose che poi chi vive di calcio, certo. Gli addetti ai lavori le sanno. Su sollecitazione di Filippo Latorre dobbiamo fermarci, facciamo un break, ma non ci lasciate perché dobbiamo parlare della
consueta formula dei play-out, e poi dobbiamo parlare della gara di domani, della classifica marcatori e del punto di penalizzazione che molto probabilmente colpirà il Manfredonia Calcio. Un punto influente, però è un campanello d'allarme per una situazione finanziaria che non è prestigiosissima. A più tardi. Albatros, caffetteria, gelateria e champagneria, il punto di riferimento per un momento di relax in un ambiente giovane. Vieni a trovarci in via Togliatti 50 per un buon caffè ed un buon gustoso snack con i tuoi amici. La frutta 5 stelle la trovi solo da Saverio e Michele Totaro in via delle Antiche Mura 273 a Manfredonia. Da sempre frutta di altissima qualità, scelta dall'attenta famiglia Iani Mabel. Un nome, una garanzia. La grafica, la cartellonistica, le stampe, tutto quanto serve ad impreziosire il tuo marchio, te lo realizza Wolf Pubblicità. Andrea inventa sempre la soluzione migliore per valorizzare la tua attività. Vieni a trovarci in Viale Miramare 30 a Manfredonia. Body Art, quando la palestra diventa ricerca ed innovazione. Luciano e Adolfo Manfredi ti aspettano in via Primo Maggio 108 per migliorare le tue doti fisiche e per un tonificante relax con attrezzature sempre all'avanguardia.